Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri, le pigre, gli indottrinati, le indottrinate, i credenti, le credenti, rimanete pure a crogiolarvi come una rana bollita nel sistema menzognero. Ma per i curiosi e le curiose avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena, dove vi attende la verità. E la verità vi rende liberi, liberi. Spesso mi dicono che se è vero che falsificano lo spazio, tutte le agenzie sono d'accordo. Quello che vedete qui è un video per quelle persone che ancora non si sono rese conto di quanto è grande la menzogna che sta dietro a tutto questo. È ovvio che non sono tutti scienziati, ma questo video, trasmesso il 2 settembre 2022 dall'Agenzia Spaziale Cinese, dalla ISS, ci mostra come sono in realtà, rispetto alle altre agenzie, nel momento che non falsificano lo spazio. Infatti, come potete vedere, in questi momenti che ho estrapolato dal video intero, l'orizzonte è perfettamente piano, piatto. Ovviamente questa non è una prova dell'imbroglio, ma è chiaro che nel momento in cui iniziano a falsificare la curvatura, devono usare degli obiettivi che vanno a curvare l'orizzonte e magari usano anche degli altri effetti diversi, ma qui l'orizzonte è perfettamente piatto. Inoltre osservate la velocità della Terra mentre si muovono, perché sono loro che stanno muovendosi. La Terra è piana, è ferma, è stabile, è immobile. Qui si vede molto bene che il movimento è decisamente lento rispetto alle immagini che ci mostrano dalla finta stazione spaziale quando vediamo la Terra curva. Ma osservate qui, prima del cambio immagine, la velocità sotto della Terra è sempre quella, ma guardate come si allontana il Sole. E poi andiamo a vedere il sorgere del Sole, sempre sullo sfondo piatto dell'orizzonte. Qui guardate bene, in questo momento il sorgere del Sole. Si vede chiaramente un faro che si alza, sfarfalla e poi rimane praticamente stazionario mentre si muovono sopra la nostra Terra piana. Ci hanno semplicemente programmati per farci credere quello che hanno voluto farci credere, anziché alla planarità della superficie piana della nostra Terra. In questo video non so se hanno voluto farlo di proposito perché stanchi di falsificare la curvatura, ossia quel che sia, se non farci credere che si trovano lassù, ma sempre nello stesso filmato si vede sia la falsificazione della curvatura che il piano piatto del meraviglioso regno che calpestiamo. Per i ricercatori e le ricercatrici consiglio, sempre attraverso la pagina Indice Alfabetico, di prendere visione della fantastica descrizione di come funzionano gli obiettivi ad occhio di pesce, scorrendo fino alla voce Occhio di pesce, spiegazioni, obiettivi.